Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi video interessantissimo su Fortnite, tanti nuovi file scoperti dai miei informatori, il pazzo di quello che succede su Twitch e YouTube, ormai un fratello, un criminale a trovare la roba ragazzi. Vi voglio presentare fra qualche minuto ragazzi un nuovo veicolo che è stato scoperto nei file di Fortnite e non è il veicolo che vi ho fatto vedere questa mattina, che è praticamente il nuovo oggetto che si chiama piscina gonfiabile volante. No, volante, volante in poche parole. Non sappiamo ancora come funzioni, sappiamo che assomiglia tantissimo a uno di questi copertoni e sappiamo che ha come rarità solo ed esclusivamente leggendario. Quindi andremo poi a vedere, non appena la troveremo, come funzionerà, testeremo il gameplay e ci faremo le grandi risate. Oggi invece ragazzi voglio parlare di una cosa che molti di voi mi chiedono sempre in live e che giustamente alcuni si stanno chiedendo. Come sapete ragazzi, con l'arrivo della nuova Season 5 abbiamo, oltre ad aver ricevuto tutte le nuove city e tutte le nuove location, abbiamo anche le nuove skin base con il pass battaglia e l'ultima skin del pass battaglia, che hanno la particolarità di poter sbloccare l'outfit, in poche parole di poterle upgradare per quello che riguarda il vestiario man mano che si fanno punti esperienza. Quindi ragazzi, per dare una volta per tutte la certezza a tutti i ragazzi di quanti punti esperienza servono, andiamo a vedere insieme tutta la tabella in modo che capiate anche voi come organizzarvi con i vostri amici in modo da farmare più punti esperienza, se potete giocare di più in singolo o di più in squadra. Ragazzi, andiamo subito a vedere la prima immagine, ragazzi, eccola qua, la parte numero uno dello stile del nostro alla deriva, si chiama la skin leggendaria. Quando noi abbiamo questa maglietta, ragazzi, indicativamente serviranno, non indicativamente, precisamente serviranno 10.000 punti esperienza, che vuol dire all'incirca il livello 13 del pass stagionale. Quindi, arrivando intorno al livello 13, prendetelo con un pelo di scarto. Faremo 10.000 punti esperienza e, come tutti oramai abbiamo già fatto, sbloccheremo la prima parte della sua canottiera. Andando avanti, ragazzi, parte numero 2, ragazzi, il bomber rosso. In questo caso i punti esperienza necessari sono 25.000 e si parla all'incirca del livello 20, quindi 7 livelli in più del precedente, 15.000 punti esperienza in più dei precedenti per andare a sbloccare anche la seconda parte del nostro alla deriva. Proseguendo, ragazzi, una delle parti più belle, più interessanti, la maschera del micione, che c'ha un nome che io non ricordo mai. Tutti i miei amici che bazzicano il Giappone e i gatti lo sanno, o bazzicano il Giappone o bazzicano i gatti. 50.000 invece i punti esperienza richiesti per raggiungere e sbloccare la maschera, ragazzi, si parla all'incirca del livello 29 stagionale, quindi molti di voi ancora non ci sono arrivati, io stesso non l'ho raggiunto, ma mi è capitato già di vedere in partita un paio di giocatori che lo avessero di già. Addirittura, ragazzi, ho beccato un giocatore che aveva già il mantello, ragazzi. Qui arriviamo al penultimo step del nostro alla deriva, del vestiario del nostro alla deriva, il saio, chiamiamolo così, mantello bellissimo, nero in velluto bordato dorato con dietro tre righe azzurre. Questo invece viene dato, ragazzi, a 100.000 punti esperienza, quindi si parla del livello 40 stagionale, 100.000 i punti esperienza, ed insieme al mantello viene dato anche il piccone, che è veramente molto bello. Il piccone è quello fucsia che ha tutto il fulmine che gli gira intorno e la catena sotto che penzola allegramente. Si salta, ragazzi, il salto è veramente grandissimo: dai 100.000 si va direttamente ai 200.000 punti esperienza. Si sblocca l'ultimo pezzo del saio del vestito del nostro. Non è un saio, so che adesso dite non è un saio, è un saio che in Giappone ma gli stessi, e quindi non è un saio, non so come si chiama, per me è un saio. 200.000 punti esperienza, ragazzi, per raggiungere l'ultima parte del nostro
outfit per quanto riguarda Alla Deriva. Passiamo ragazzi ovviamente a un'altra skin meravigliosa ragazzi, il nostro Ragnarok. Questo si sblocca a livello 100 del pass battaglia, lo sapete tutti anche voi ragazzi, ed è la skin base di Ragnarok. Già così è meravigliosa, già così è veramente spettacolare la skin. Ma se noi ragazzi andiamo a fare 35.000 punti esperienza, quindi se non avete shoppato probabilmente arrivate a livello 100 del pass, lo avrete di già, si sblocca la prima parte del nostro Ragnarok, che è praticamente indicativamente il livello 24 del pass battaglia, 35.000 punti esperienza per avere la prima parte. Come vedete ragazzi, un po' di barbetta, il capello gli è cresciuto e un pelino di modifiche per quanto riguarda l'armatura. Si va avanti ragazzi, molto molto più bella questa skin ragazzi, questo outfit. Qua si parla invece del livello 35, quindi 75.000 i punti esperienza richiesti in realtà per averla sbloccata, se come già vi ricordo avete già acquistato il pass battaglia completo. Molto bello, qua gli si allunga il capello, il barbone va giù di violenza ragazzi, e secondo me sto sbagliando, perché no, non sto sbagliando, questa è la sua stile 2 da 75.000 punti esperienza, si parla del livello stagionale 35. Si va avanti ragazzi, si va avanti con la terza fase dell'outfit, gli danno il mantellone, il coprispalle e la barba, continua a crescere raga, livello 44, si parla di 125.000 punti esperienza, li avrete già raggiunti molto probabilmente a livello 44. Molto bello anche in questa forma ragazzi, forse una delle più belle, perché poi ragazzi arrivando alla penultima fase gli viene data la testa di Sgringol e praticamente livello 60 del pass stagionale, e da 125.000 punti esperienza si passa a 250.000 punti esperienza. Un bel salto, si sta parlando del livello 60 come vi ho anticipato qualche secondo fa, e se ce la fate ragazzi, se ci date giù duro e arrivate a livello 78, eccolo qua ragazzi, il nostro Ragnarok completo con tanti di occhi brillantinati molto utili in disco. Ha sulla parte di destra una copertura di ossa, ha completamente l'armatura e fa veramente brutto. Qua si parla del livello 78 e di 500.000 di punti esperienza ragazzi, veramente veramente eccezionali entrambe le skin. A me piacciono sia nella forma base che nelle varie progressioni, sono davvero strutturate bene, pensate bene, e io sto già sbavando di prepotenza al vedere il Ragnarok a livello 78 completo, non vedo l'ora di arrivarci. Ma è venuto il momento ragazzi di vedere una cosa incredibile, il nuovo veicolo che è stato scoperto nei file di Fortnite e che ben presto verrà implementato per tutti noi. Non ve lo aspetterete mai. Siete pronti? Meno 5, meno 2, meno 4, meno 1. Ansa fatta palaidi, guardalo qua, prot! Viene svelato il monociclo, ragazzi. Questo ci sta, come idea ci sta, ragazzi. Questo è, lo conoscete tutti, la bicicletta singola, in poche parole il mega monociclo ragazzi, monoposto, lo potete utilizzare da soli, lo potete utilizzare, serve per muoversi più velocemente sulla mappa, e io mi auguro e spero che mentre andiamo col monociclo possiamo sparare, perché sarebbe veramente eccezionale. In realtà lo dovremmo poter fare ragazzi, sarebbe veramente veramente bello poterlo fare, perché comunque le mani ce le hai libere nel monociclo ragazzi. Nuovo veicolo, ricordo e ringrazio sempre il mio grande amico, quello che succede su Twitch e YouTube, per avermelo girato. Beh ragazzi, io voglio sapere nei commenti proprio qui sotto che cosa ne pensate di questo veicolo, e se avete voglia di dirmi qual è la parte preferita delle vostre skin, di quelle che vi ho fatto vedere poco fa. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, e ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale per farmi fare un bel contest, 10 euro entro questa sera, 66.200 iscritti, il limite da raggiungere. Noi ci vediamo stasera in live, ciao!